L'idea di questo talk è di presentare la mia esperienza personale nel fatto di gestire, di far diventare un maintainer di progetti nati da altri, problemi che si incontrano. Questo è un problema che succede sia nei progetti open source, ma spesso anche quando si mette mani a roba legacy. Diciamola così, va. Quindi, partiamo un attimo un po' da alcuni esempi personali negli anni come contributore open source in diverse tipologie di progetti e community. Il mio primo esperimento fu a 17 anni, realizzando il mio fork di un CMS e mantenendolo, avendo pure un discreto successo in Italia. E poi mi sono dedicato a progetti completamente diversi, tutti principalmente su GitHub, e nel tempo sono andato anche a fare il project manager, avendo a mia volta delle persone con cui ci organizzavamo in altri progetti. Ad oggi ci troviamo che sono diversi, tra cui mi sono trovato a GlotPress, che è il sistema di traduzione di tutto il sistema WordPress, è un plugin che viene utilizzato proprio dalla comunità, che gestisce tutte le traduzioni oltre le 160 locals di WordPress. E abbiamo anche diversi progetti dei siti, delle documentazioni interne della community, come sono organizzate, dove spesso mi occupo anche di fare revisione di materiale. Principalmente quando ci si trova a gestire un progetto di nato da altri, è molto di gestione del team, ma specialmente anche di gestire le cose interne. Cosa vuol dire cose? A seconda del progetto sono diverse tipologie. Io qui ho semplificato con organizzazione eventi, perché nel caso della comunità è nata così, scrittura di documentazione o libri, nel caso di Mozilla è nata anche così, ma principalmente project management, perché tu ti trovi a un progetto di cui tu non hai fatto tutto, tu non hai idea di come funziona, non sai come è stato organizzato, perché sono state fatte certe scelte la maggior parte delle volte. Ti trovi con un progetto e dici: figo, ma anche quella funzionalità che mi serve. Ti trovi a collaborare, a un certo punto lo sviluppatore già dice: non c'è più tempo, puoi mantenerlo tu, e tu ti trovi: sì, perché questo progetto mi piace, mi serve, bla bla bla. Quindi ci sono diverse tipologie di fattori che influiscono molto su questa tipologia di cose. Questa invece è l'esperienza che ho avuto nei miei progetti, che mi sono trovato a diventare maintainer insieme ad altre persone. Abbiamo Glotdict, che è una delle mie estensioni per browser più famose, che ho utilizzato da oramai più di 400 utenti e supporta 35 lingue diverse, sempre per le traduzioni. Abbiamo questo strumento che oramai vedo che quando è all'Oktoberfest ricevo moltissime pull request in questo progetto e mi trovo a dire agli altri come devono fare le cose, io che l'avevo fatto per divertimento. Questa invece è un'estensione per i browser per condividere gli articoli sui social, e mi sono trovato che persone continuavano a chiedere funzionalità e persone che mi hanno implementato cose che non avrei mai avuto lì tempo o anche le conoscenze o l'idea di sviluppare. E questo è uno dei più esempi che mi trovo a dover fare un boilerplate per plugin, e ho visto persone che mi hanno chiesto specifiche funzionalità perché era un progetto nato per il mio uso personale e poi è diventato così diffuso in piccolo che mi sono dovuto gestire anche cose fatte da altri. E nel tempo ovviamente tutti gli sviluppatori si divertono a programmare un mucchio di progetti che poi vengono abbandonati. E questa lista ho voluto mettere i miei progetti personali che hanno ricevuto più traffico rispetto agli altri nelle varie tipologie di traffico che può avere un progetto open source, da ticket, richieste di supporto, promozione, articoli online e così via, perché ce ne sono ovviamente tanti. E ho voluto dedicare le slide a tema Silicon Valley, non so chi ha visto la serie. È molto startuppara, però per capire molto il metodo di lavoro delle grandi aziende informatiche e anche molti problemi che spesso si incontrano. Quindi chi non la conosce, recuperatevi le 4 stagioni, vi morite dalle risate, ve lo posso assicurare, però vi permetterà di vedere un po' le meccaniche che ci sono dietro, molto spesso nelle scelte, anche manageriali, che spesso noi sviluppatori abbiamo un ticket a fare e non capiamo. In questo caso è il primissimo, quando vi trovate a gestire il progetto di altri, di cui non avete niente, o anche vostro, che non sapete da dove cominciare, è incominciare a imparare a delegare. Date spazio agli altri. Siate aperte alle idee degli altri, date spazio agli altri, e non fate il dittatore. Il dittatore può funzionare nei specifici progetti di un certo livello, ma non con tutti ovviamente, perché le persone se vogliono contribuire al tuo progetto è perché hanno voglia. La voglia non è una cosa che si crea, ma la voglia viene da sé, quindi le persone vanno motivate e lasciare lo spazio è molto importante per permettergli di divertirsi. La caratteristica di essere onesti con gli altri: quando vi domandate una domanda e voi sinceramente non avete idea di cosa significa o come implementarla, ditelo, non fatevi problemi, dopotutto siamo allo stesso livello quando è adatto a un progetto, penso, specialmente se è fatto per passione, quindi siate onesti con gli altri. Non è bisogna essere anche solo simpatici e carini a dirlo: io non ho idea di cosa stai parlando, spiegamelo meglio, ma anche dire: non ho idea di questa funzione, vedi tu come suona meglio. Perché ovviamente voi siete una persona ed avete anche altre cose da seguire. Se una persona ha un'idea su come fare un progetto, permettetegli di esprimersi. Anche imparare a gestire le priorità. Da me da sviluppatore sarebbe nato: ok, ho tutti questi task, prendo e li faccio. No, è importante anche dare una priorità.
perché alcune ovviamente attività hanno una precedenza e sono concatenate tra di loro, ma possono anche dipendere possono far dipendere a loro volta l'esistenza di altre attività. Quindi è importante anche sapersi gestire sulle cose da fare. Quindi non è detto ok, devo subito fare questa patch, no, prima dobbiamo migliorare l'aumentazione, altrimenti la patch non nessuno capisce a cosa serve. Quindi è importante anche imparare a priorizzare le proprie cose, anche tenere cura delle persone, di quello che dicono. Non bisogna ignorare a priori quello che le persone dicono, ma anche imparare a ascoltarle e valutare, perché spesso potete trovare dei ottimi collaboratori, ma anche persone che possono offrirvi interessanti spunti che rilasciano soltanto se vedono che c'è un certo livello di affidabilità e un certo ambiente in cui i propri pensieri e feedback sono ritenuti importanti. Perché spesso nelle grandi aziende succede che le persone non vogliono esprimersi per non creare problemi con il capo che poi gli fa storie. Cioè, questa storia che si dice di Microsoft, che spesso tra i vari team le persone hanno problemi a far accettare le patch di un componente di un altro, perché poi l'altro team dovrebbe gestirle e correggere, eccetera. No, è importante anche accettare i problemi degli altri, perché bisogna cambiare questi comportamenti in modo tale che le possibilità di evoluzione ci siano presenti. Quindi è importante saper ascoltare. È anche importante avere dei momenti di pace per revisionare. Perché io ho detto, ok, cioè queste mi fanno il codice, quanto mi ci vuole revisionare? E dopo tutto è una riga, no, la devo provare, devo vedere se corrisponde alle mie regole, se mi piace, come è stato fatto, se è stata scritta nel posto giusto. Quindi spesso è importante imparare a dedicare un po' di spazio, che adesso faccio solo la revisione di questa cosa. Non fare tutto insieme, perché poi trovate che dovete fare revisioni di quattro cose contemporanee, le confondete e create più problemi di quello che ci dovrebbero essere. Perché la revisione è la parte più importante, perché chi contribuisce chiede una revisione a qualcuno che è più esperto, quindi vi starà ad ascoltare. Quindi voi siete, non dico che siete Dio sceso in terra, ma siete quelli che potranno decretare se quello che ha fatto avrà un futuro oppure no, e la persona da quello che direte potrà valutare se essere gratificato oppure no. Quindi è importante anche saperlo dire bene. Quindi è importante anche cominciare a frenare le persone, perché vi troverete, io lo dico perché mi sono trovato io a fare così, a spingere 10.000 cose e poi non riuscire a farne una fatta bene. Quindi è importante saper programmare, pianificare e saper spingere dove è il caso di spingere. Quindi, come ci sono tante cose da fare spesso in un progetto, dobbiamo fare il rilascio, dobbiamo fare il blog, dobbiamo fare gli screenshot, dobbiamo preparare la programmazione social, ok, un attimo di calma, facciamo uno dopo l'altro, non facciamo le sequenze perché altrimenti si possono creare dei problemi di tempistiche. Ma purtroppo qui non si legge bene, e anche essere contenti di quello che fanno gli altri, perché dopo tutto noi ci troviamo qualcuno che avrà fatto del codice per noi, quindi per il progetto stesso. Quindi anche dire ok, sia grazie, fantastico, bellissimo, mi piace come hai fatto questa riga di codice, neanche io saprei fatto farlo così uguale, eccetera, perché a un certo punto vi verrà spontaneo. Perché il bello di gestire dei progetti open source è che si impara tantissimo, imparate dagli altri. Vedete quello, cacchio, se l'avessi dovuto fare io l'avrei fatto con triplo delle righe di codice, guarda invece quanto era semplice. Quindi è importante saper dire e lasciare proprio con feedback così di cuore, perché noi abbiamo la possibilità in questi casi spesso di essere anche informali, ma poter esprimerci senza grosse limitazioni, perché qui non c'è approved, qui c'è un nice, cioè bello, figo. E imparate anche la documentazione, perché voi siete quelli che adesso gestite il progetto. Quali sono i problemi che avete incontrato gestendo il progetto o la prima volta che avete contribuito a un progetto? Perché prima o poi succede, troverete quel bug nella documentazione con cui ci avete sbattuto la testa per una settimana. E perché a quel punto non dire miglioriamo questo in modo tale che il prossimo arriva non ci perde pure la testa pure lui? Quindi spesso una delle prime cose che faccio quando mi trovo in questa situazione è migliorare la documentazione, dove io ho perso un sacco di tempo. In questo modo creiamo un circolo virtuoso nei progetti che ci aiuta a lungo termine, e vi create pure l'aumentazione, che l'aumentazione è la cosa più noiosa da fare, ma è quella che quando avete problemi vi salva la vita. Quindi è importante saper poter creare questo sistema. E anche non fidiamoci di quello che dicono gli altri. Dopotutto riceviamo una pull request, una patch, un ticket, valutiamolo un attimo, perché potrebbe sembrare un'ottima idea. Spesso a me succede, un'ottima idea, ma aspetta, questo l'ho già implementato, me lo accorgo il giorno dopo. Cioè, è spesso un attimo, ok, figo, verifichiamo proprio prima di quello che dicono se è vero. Non prendiamo tutto per vero, accettabile, ma pensiamoci un attimo. Quando dobbiamo revisionare, proviamo il codice, anche se è una virgola o una riga, perché vi troverete poi, se no, a mettere toppe su toppe e sbrigarvi. E anche festeggiate con gli altri. Il bello è poter festeggiare con gli altri che hanno contribuito, menzionateli, diteglielo, non sono riuscito a farlo da solo, io ho fatto questa cosa e me ne restano fatti gli altri, perché è giusto, dopo tutto loro hanno contribuito, forse anche più di voi, quindi è giusto dirlo. Perché se voi prendete molti progetti open source, spesso pubblicano l'elenco di tutti i contributori, anche di quelli che hanno aperto solo il ticket e che è stato patchato, perché anche loro hanno fatto una parte, hanno aperto un ticket,
perché è importante sapere anche aprire un ticket e segnalare il problema, perché non tutti lo fanno. Quindi ricordiamoci di festeggiare con gli altri del risultato ottenuto, dopo tutto è un lavoro di squadra. Come fanno le squadre di calcio e le altre che si festeggia squadra, è importante anche farlo con un progetto al computer. Ma anche assegnate le cose da fare in modo saggio. Se vi trovate con delle attività, è giusto che le assegnate a secondo voi chi è la persona più adatta a farlo e chi potrebbe esprimersi al meglio a farlo. Anche chi è uno nuovo, che avete visto e cominciato a fare, dateglielo, perché vedrà voi, che siete quello, diciamo, un gradino più alto, anche se siete allo stesso livello, che si fida di quello che lui è capace di fare. Quindi pensate un attimo bene cosa assegnare a chi. Non è detto che tutti possono fare tutto, ma è detto che la persona che voi pensate, perché è da 10 anni nel progetto, lo possa fare altrettanto bene quanto altri. Un'altra caratteristica è proporre e provare nuovi approcci, per dire: questo progetto è stato per 10 anni così, però secondo me questo approccio funziona meglio. Quindi permettete agli altri di poter sperimentare in queste tipologie, perché potrebbe cambiarvi il vostro progetto in modo molto potente soltanto dando agli altri spazio di nuovo. Siate liberi di permettere agli altri di poter provare, è molto importante, perché quando vi trovate a dirigere non dovete essere a priori negativi. No, significherebbe dover cambiare tutto quanto il sistema di stabilità, documentazione. No, va bene, tu puoi provare, poi valutiamo, perché permettete alle persone di non solo dire l'idea e poi che rimane in un dimenticatoio, ma anche permettergli di provare, perché poi ci sono tantissimi progetti che sono nati così, da un tentativo di approccio diverso. E l'ultima opzione, quando voi non avete idea e dopo che vi accecate con questo bianco, quando vi trovate che non sapete cosa fare e, voi che fate delle richieste ad altri progetti non vi si filano, ovviamente non preoccupatevi di creare un fork. Tanti si fanno: ok, faccio il fork, c'è solo quella per request, faccio la richiesta e nessuno se lo fila più, perché me la sono fatta, l'utilizzo per me. Non vi preoccupate, prima o poi si farà sapere che il progetto è morto e arriveranno da voi senza problemi. Quindi non fatevi sfiduciare dal fatto che il progetto è morto se voi ritenete che ha una certa utilità e quella funzionalità, quella patch eccetera, sia importante. Perché tanti si trovano nel fork: no, me lo sono fatto privato, dato che il progetto è morto è inutile che lo carico online. Succede spesso. O faccio una patch che è orribile, caricatela lo stesso, perché poi arriverà qualcuno, vedrà il vostro fork: cacchio, funziona, però il codice è una un'oscenità, ve lo migliorerà. Quindi non fatevi bloccare da questo fatto che il progetto è morto, perché può succedere: il maintainer è vivo, fa altro e non mi si fila i miei ticket, anche se su un altro repo risponde a tutti, a me no. Quindi non fatevi, succede, però non fatevi spaventare da queste cose. Quindi sono arrivato alla fine. Domande? Va bene, grazie. È rimasto in un archivio e ci sono ancora qualcuno dei siti che l'hanno fatto, che sono morti oramai su Altervista e su qualche dominio chiuso, però l'ho rilasciato tutto quanto, perché all'epoca già era GPL3, quindi c'è ancora, però quel codice era brutto, 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 era proprio brutto. Sta lì, ci sono contributor cui gli piace fare l'inting, perché spesso è una delle attività più facili fare nuovi. Chi vuole contribuire non sa da dove cominciare. Spesso si dice: guarda, ci sono le regole, questo file non è indentato correttamente, hai dei problemi. Chi sa programmare ma non sa da dove cominciare, se si trova con queste cose da fare. Io ho cominciato così in diversi progetti, anche per imparare un nuovo linguaggio, perché è molto semplice, però sto contribuendo, imparando, e qualcuno mi dirà se va bene oppure no. Non è solo che io lo faccio e poi dico per me va bene, no, qualcuno mi potrà dire pure se va bene, che non è male aspettare e ricevere un feedback da altri, specialmente su del codice scritto male, che io faccio bello, quindi non è una cosa da poco. E va bene, grazie.